Buongiorno a tutti, ecco, sono qui a fare questo video messaggio per la vicenda che gli è successa a Roberta Bella. Ecco, l'impegno che abbiamo fatto a Crotone. Allora, signor, se così ti si può chiamare, perché di signore non hai proprio niente, Aldo Pellegrino, mi dispiace tanto per la cara Roberta, che purtroppo ha ricevuto una truffa, perché è stata una truffa vera e propria da parte tua. Ecco, mi dispiace proprio per Roberta. A senso tuo, tu volevi fregare pure me, solo che tu l'intelligenza per fottere me non ce l'hai, quindi a culapponte ti ci ho messo io a te. Scusate la frase, scusate la mia volgarità. Però ti sei permesso di maltrattare Roberta Bella, che prima di essere Roberta Bella devi pensare che è una ragazza di 26 anni, l'hai lasciata sola in un parcheggio ad aspettare 5-6 ore, perché poi ha cantato alle 4 del mattino, dalle 11 alle 4 del mattino, senza una bottiglia d'acqua, senza mangiare, senza dirgli ma ti serve qualcosa. Per di più l'hai fatta cantare un'ora e mezza di fila, l'hai fatta cantare e hai avuto il coraggio di farla ritornare a casa a Palermo senza un euro. Ecco, tu non sei uomo, ma tu lo sai che non sei uomo, perché un vero uomo non si comporta così, soprattutto nel rispetto di una donna e di una ragazza che poteva essere tua figlia. Queste cose non si fanno, perché figlia mia, credimi, figlia mia, no, cioè non so quello che facevo, come reagivo, come credo ogni papà può reagire male vedendosi la figlia trattata così, in questo modo. Non è giusto. E poi spiegami una cosa, Roberta Bella ha cantato, ha fatto il suo lavoro, lo ha fatto bene, si sono divertiti tutti quanti, ha fatto il suo lavoro, dico, perché non deve essere pagata? Perché? Perché tu ti sei pappato i soldi e te li sei messi in tasca? Funghetto, non si fanno queste cose. Quindi per tutti gli artisti, quando chiama questa persona, questo Aldo Pellegrino, che io non gli ho mai dato confidenza, non ti ho mai rivolto la parola, perché io sapeva che ero un cretino, quindi si vede proprio in faccia. Quindi fortunatamente sono uno che la gente, quando è buono e quando no, io la scamo subito. Sai perché? Perché quando tu parli non guardi negli occhi le persone, e già una persona che parla e non ti guarda negli occhi non serve proprio. Quindi non ti ho mai dato confidenza per questo. Ti sei permesso, e non farlo più, perché umanamente non è una cosa bella quella che tu fai. Lasciare una ragazza da sola in un parcheggio, non sai cosa gli poteva succedere, senza una bottiglia d'acqua, senza mangiare. Vergognati. Ragazzi, questo Aldo Pellegrino è un truffatore, quindi per tutti gli amici artisti, state bene attenti quando chiama, ok? E fatevi pagare sempre prima, se proprio dovete lavorarci, ok? Da parte mia tu non mi chiamare, perché sai che è proprio nemmeno la confidenza ti do, quindi già lo sai. Ok, questo video messaggio l'ho fatto appunto per avvisare tutti gli amici artisti e andare nella pagina di Roberta Bella e andare a ascoltare bene quello che dice Roberta Bella. Un bacio, Robby, non ti preoccupare, che serata ne possiamo fare 100.000, ma lui con noi ha finito, e penso pure con il resto della musica neomelodica, perché è un truffatore. Ciao.